parte si chiama Find the Differences. L'esaminatore ti mostrerà due figure che sembrano uguali, ma mostrano almeno quattro differenze. L'esaminatore ti chiederà di identificare appunto quattro di queste differenze, che possono essere il colore, la dimensione, il numero, l'apparenza fisica, l'attività, l'oggetto che si trova nella stessa posizione, ma è un oggetto diverso. L'esaminatore ti chiederà: Look at these pictures. They look the same, but some things are different. Vi farà un esempio e poi vi chiederà: What other things can you see? Quindi vi chiederà quali altre differenze voi noterete. Nella figura in oggetto, ad esempio, noi possiamo dire: Here it is sunny nella figura a destra, but here it is cloudy. Non è necessario esprimersi in modo correttissimo. L'importante è che voi vi facciate comprendere. E se in un certo momento avete qualche dubbio, l'importante è che indichiate con il dito quale immagine state descrivendo. La seconda possibilità: Here there are four fish, but here there are five. La numero tre: The bottles are behind the rock here, but in front of the rock here. La numero 4. The girl is playing with a ball in this picture, but in this one she's playing with a boat.